La signora Tina Lagostena Bassi è chiamata l'avvocato delle donne. Avvocato, che cosa ne pensa di questo campione che abbiamo ascoltato adesso? È un personaggio tipico o è nello zoo qualcosa di particolare? Purtroppo è un personaggio tipico. E noi contro questi tipo di valori continuiamo a fare la nostra battaglia. Io sono l'avvocato delle donne, sono femminista e ci tengo a dirlo. Io credo che la battaglia delle donne, la battaglia del movimento femminista è per cambiare questo tipo di mentalità, che non è solo di questo, che direi credo sia uno stupratore assolto. Mi è sembrato di capire da alcune delle sue parole, assolto da giudici che certamente erano portatori degli stessi valori socioculturali. A me sembra un piccolo professionista, un amatorino da esportazione, così. E il problema non è così semplice, il problema della donna che non può uscire di sera, deve stare a casa, deve stare vicino al caminetto, se ne restava vicino al caminetto questa cosa non le succedeva. Tutto più si bruciava la sottana di nylon. Sì. Ecco, magari bruciava la sottana di nylon, ma non veniva stuprata. Questo è un discorso abbastanza diffuso ancora nella mentalità corrente degli uomini in genere, così come è abbastanza diffuso il ragionamento che una ragazza stuprata non può essere sposata. Devo dire, tra i miei ricordi professionali, uno di quello che mi riempie di maggiore amarezza fu una sentenza del Tribunale di Siena di un paio di anni fa. Una ragazzina di 16 anni venne stuprata da 9 giovanotti della Siena Bene e venne riconosciuto nella storia italiana il più alto risarcimento dei danni. Le riconobbero 90 milioni di risarcimento di danni in sede penale. 10 per ogni giovanotto? 10 per ogni giovanotto. 10 per ogni giovanotto. Quello che ci lasciò molto amareggiate fu la motivazione. Nella sentenza si legge poiché una ragazza nella nostra società, una ragazza violentata, non può trovare un'adeguata sistemazione economica nel matrimonio, allora è giusto che il danno venga risarcito, che le venga data la possibilità di crearsi una posizione economica al di fuori del matrimonio. Quindi siamo ancora con la vecchia concezione per cui la donna trova la sistemazione economica nel matrimonio, il marito la mantiene e la donna in cambio è obbligata alle prestazioni sessuali, a ramendargli le calzette, ecco, un discorso estremamente arretrato ancora, in cui la donna non è riconosciuta come una persona, come un soggetto che ha tutti i diritti come l'uomo. I ragazzi del Circeo, chi erano? Che idea se ne è fatta lei? I ragazzi del Circeo? I bravi ragazzi del Circeo, di buona famiglia, no? Per carità, bravi ragazzi lo sono sempre. Nella storia di Gabriella, a un certo momento l'avvocato diceva un bravo padre di famiglia. Certo, prima di violentare Gabriella, questo bravo padre di famiglia era andato in ospedale a trovare la figlioletta di 3 anni che era stata ricoverata per un'operazione non molto grave. Questi del Circeo, bravi ragazzi di famiglia, e Guido, quello a cui venne concessa la riduzione della pena, ha ragione Donatella quando dice che è il peggiore, è quello che la sera ritornò a casa, perché sennò papà e la mamma stavano in pensiero, per carità. E quindi ritornò a casa regolarmente a cena, cenò tranquillo, facendo finta di niente, coi suoi genitori, e dopo cena riprese la macchina e tornò al Circeo per ricominciare la sua azione violenta. Quindi il peggiore, uno che esce a freddo da questa spirale di violenza, che certamente ha superato la violenza sessuale, era una violenza di tutti i generi, era la violenza dei potenti contro i deboli. Ed erano i due deboli, Donatella e Rosaria. Bene, questo ragazzo che a freddo interrompe la spirale della violenza, si comporta normalmente per un paio di ore e poi ritorna e ricomincia esattamente la violenza dal punto in cui l'aveva lasciato, è un discorso che mi ha lasciato allucinata.
perché è una dimostrazione di una mentalità veramente al di fuori di quello che è la comprensione o la possibilità di comprendere. Lei ha difeso Donatella e ha difeso Gabriella. E 100.000 altre ragazze. Ma che differenza c'è fra le due? Se c'è. C'è una differenza, però ecco, io quello che ho cercato di capire, forse è un seme che Donatella mi ha dato, è che non si deve fare differenza. Cioè non è una violenza particolare solo se riguarda il sesso, è violenza tutta quella che colpisce gli esseri più deboli. Ed è per questo che noi, anche come donne, abbiamo chiesto che ci sia la procedibilità d'ufficio. Non può essere una violenza particolare lasciata alla decisione della donna. Tutti i fatti di violenza, tutti i fatti che mettono in pericolo la collettività, e certamente lo stupro è un fatto molto grave che mette in pericolo la collettività, è giusto che sia procedibile d'ufficio non appena giunge all'autorità giudiziaria la notizia del reato che è stato commesso. Lei ha scritto che in Italia ogni anno 16.000 donne vengono violentate. Su che cosa si basa questa stima? Questa è una stima sulla base di un'indagine che venne fatta a suo tempo dal Movimento di Liberazione della Donna. Fece un'indagine campione su 3.000 donne e uscirono dei dati allucinanti. Il discorso incredibile, il discorso che dovrebbe farci pensare moltissimo, è che vi è violenza di tutti i tipi, non vi è solo violenza sessuale, vi è violenza sui posti di lavoro, ma vi è moltissima violenza all'interno delle famiglie ed è quella che non viene denunciata. La violenza anche sessuale all'interno delle famiglie, la violenza sui ragazzini è un dato estremamente grave. Alcune statistiche dicono che l'Italia è uno dei paesi dove si usa maggior violenza all'interno delle famiglie sui minorenni, sui ragazzi. Questo è un dato terribile. Le risulta che ci siano anche uomini e ragazzi violentati? Sì, ci sono moltissimi ragazzini violentati, sono handicappati e sono ragazzi molto giovani. E devo dire, io ne ho assistiti qualcuno e ho scoperto che scattano gli stessi identici meccanismi di difesa. Il violentatore trasforma il ragazzino violentato nel vero colpevole. Io ricordo un violentatore che inizialmente negò il fatto e poi cominciò a dire: ma è stato un ragazzo che aveva 14 anni che mi ha adescato, è il ragazzo che mi ha avvicinato, è il ragazzo che del resto prima di adescarmi ha avuto 4 rapporti a Villa Borghese. Ecco, c'è lo stesso meccanismo, colpevolizzare il violentato. E questa è una cosa che per me fu molto scioccante. Devo dire, io che sono femminista, che vengo conosciuta come l'avvocato delle donne, quando in aula difesi per la prima volta un ragazzo violentato, dissi al movimento, che mi sembrava giusto fare una mobilitazione, costituirci parte civile per quel ragazzino, così come abbiamo tentato di fare anche per le donne. Ne ebbe una risposta negativa, mi hanno detto: un uomo la cosa non ci riguarda. Ecco, questa è una posizione... È un curioso concetto di solidarietà umana. È una posizione sbagliata, di fatti. Forse date... Io, se mi permette, la trovo anche un pochino ignobile, perché sarebbe come se da parte mia non dovessi provare sdegno, pietà, perché si tratta della storia di un ragazzo e di una donna. Questa divisione... Esatto. Valutando certe differenze è veramente una vergogna. Io ne fui indignata, mi rammaricai molto di questa risposta. Devo dire che forse va posta storicamente in un certo momento delle battaglie delle donne, su cui tutte le donne erano molto tese a difendere la donna e non altro. Probabilmente a distanza di anni questa vicenda accadde, credo nel 78, se ricordo bene, 78-79, probabilmente oggi la risposta sarebbe diversa. In che cosa sono diversi i casi degli uomini da quelli delle donne, per la stessa violenza subita? C'è anche lì il ritegno a confessare,
Sì. Forse perfino di più, immagino. Sì, e in più con un aggravante. Le denunce sono ancora meno perché normalmente i violentati sono dei ragazzini o degli handicappati e quindi la denuncia dovrebbe essere presentata dai genitori. E i genitori hanno un ritegno assurdo, io trovo, nel presentare la denuncia. In proporzione io avrò difeso ogni 100 donne che hanno coraggio di denunciare i loro violentatori, non più di 2 ragazzini. Questa è la proporzione. Anche se le violenze che subiscono i ragazzini sono moltissime. Dei 16.000 casi che si calcola avvengono ogni anno in Italia, quanti di violenza sulle donne, quanti finiscono in tribunale secondo lei? Meno del 10%. Le pene inflitte ai violentatori di solito sono adeguate al reato che hanno compiuto? Guardi, l'entità della pena è un qualche cosa che di solito non riguarda le donne. Quello che le donne cercano è che venga resa giustizia. E cioè, se viene erogato 2 anni o 6 anni o 11 anni, come vennero erogati a Trieste, è una cosa che non riguarda le donne. Dobbiamo aggiungere che in genere le pene molto alte vengono date con una componente razziale, a Trieste o razzista addirittura. A Trieste gli 11 anni vennero dati a 2 jugoslavi. Io ricordo il caso di una ragazzina svedese che venne violentata da marocchini. Io che ero parte civile per questa ragazza svedese, a nome di questa ragazza, ho pregato che la sentenza non fosse una sentenza razzista, che non si punissero gli stupratori perché erano marocchini, ma perché erano degli stupratori. Con tutto ciò gli diedero 7 anni. Signorina Colasanti, ascoltando la confessione, chiamiamola così, di questo violentatore, che cosa ha pensato, che cosa ha provato? Che mi pare strano che siamo nel 2000 ancora ci siano questi tipi di risposte. Cioè, gli anni passano, però evidentemente la mentalità rimane quella che è.